primo elemento è la divisa, il secondo elemento è l'arredo e il terzo è il vassoio. Sono Sara, la cameriera. La prima cosa che faccio quando arrivo al lavoro è indossare la divisa. È importante perché dal momento in cui la indosso entro nella modalità del lavoro e quindi della responsabilità, perché in quel momento sto rappresentando appunto il ristorante. L'arredo di questo ristorante secondo me rappresenta proprio la cultura giapponese, molto minimalista, pragmatica, essenziale. Rispecchia anche secondo me il modo di lavorare che hanno i giapponesi, quindi molto preciso, perfezionista, attento al dettaglio, alle piccole cose. Ho scelto il vassoio perché è un elemento particolare. Primo perché i vassoi vanno riordinati, tenuti puliti, perché poi ci si appoggia la roba. E poi perché un cameriere deve saperlo usare. Non tenerlo con due mani, ma riuscire a tenerlo con una mano e tenerlo in equilibrio e portare poi al tavolo le cose e muoverti. La cosa più bella del mio lavoro è il rapporto col pubblico, quindi con i clienti del ristorante. A me piace interagire con le persone, riuscire a capirle, quindi nel senso di riuscire a capire che tipo di persone sono. Se sono persone che hanno bisogno di essere coccolate e quindi diciamo più assistite, o persone che magari invece sono lì per cenare e quindi devi essere molto discreto nell'accudirle. Delle persone che possono avere intolleranza a degli alimenti, o che può essere dal peperone, può essere dal salmone. Avendo tutti gli ingredienti e capendo cosa vuole il cliente si può accontentare, non è che si può partire no, noi non lo facciamo qui, l'hai mangiato da un'altra parte, non si può avere. Arriva gente che magari mi fa vedere la foto che ha preso su internet, oppure è andata a mangiare in un ristorante, che ne so, a Milano, e quindi te devi essere anche bravo, veloce a capire di cosa sta parlando, di come è fatto quel sushi e riuscire anche a ricordarti se tu puoi comunque proporglielo, quindi se hai tutti gli elementi per poterlo poi riproporre a lui. Secondo me dai un buon servizio se sei sorridente, se sei rilassato e quindi se lavori in modo tranquillo e magari non apri perfettamente appunto la bottiglia di vino, però riesci a mettere a proprio agio il cliente. Questa secondo me è la cosa fondamentale.